In occasione dell'anno della fede, la Chiesa è stata sollecitata a riflettere sul tema e soprattutto sulla specificità della fede cristiana. È stata una grande occasione che ha mobilitato energie, non soltanto pastorali, ma anche intellettuali. E credo che al termine dell'anno della fede, con l'enciclica Lumen Fidei, è possibile porre alcune basi su cui poter costruire il futuro dell'esperienza cristiana, ma soprattutto della nuova evangelizzazione, a cui ci ha richiamato ancora una volta nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium Papa Francesco. Perché è necessario tenere sempre vivo il tema e la specificità della fede cristiana? Noi viviamo in un tempo nel quale, apparentemente secolarizzato, in realtà è un tempo forse più religioso del passato, perché oggi non si può vivere senza una fede. Certamente ciò non significa che debba essere necessariamente una fede religiosa, ma certamente una fede di carattere ideologica. Oggi l'uomo contemporaneo non può vivere senza una fede, e questa fede il più delle volte viene identificata con la fede religiosa. E dunque in questa situazione si pone la domanda: ma la fede cristiana è una fede religiosa, è una delle tante fedi religiose, oppure ha una sua specificità che noi siamo abituati a chiamare, o meglio a definire, la fede cristiana come fede teologale? Non dobbiamo dimenticare che la fede è una delle tre virtù teologali, insieme alla speranza e alla carità. E allora la grande questione contemporanea, che è una questione non solo pastorale, ma soprattutto intellettuale, teologica, è di cercare di capire in che misura la fede cristiana è certamente fede religiosa, ma ha una sua specificità che supera l'esperienza religiosa fino ad assumerla per dare all'uomo contemporaneo una sua prospettiva che, come vedremo, diventa decisiva per la vita stessa dell'uomo contemporaneo. Uomo contemporaneo che, come abbiamo detto all'inizio, oggi non può vivere senza una fede religiosa, ideologica o religiosa che sia. Certamente è una fede che lo motiva e che lo spinge a costruire la società. E allora può sembrare paradossale che in un mondo in cui sembra che tutto sia secolarizzato, in realtà la Chiesa è chiamata a presentare la sua fede, ma non per contrapporsi al mondo secolarizzato, ma nel distinguersi, e vedremo anche in alcuni casi anche nel contrapporsi alla stessa fede religiosa, dunque, che può diventare un'esperienza che può mettere in difficoltà la fede teologale, la fede cristiana, che abbiamo definito come fede teologale. Dunque non un paragone con il mondo secolarizzato, ma un confronto serrato e molto più impegnativo con il mondo religioso. E questa è una novità che ormai si va sempre più delineandosi, perché ormai la società contemporanea è sempre più globalizzata. Se noi pensiamo ai tempi della rivoluzione industriale, dal 1700, pian piano il mondo è diventato sempre più interdipendente e globalizzato, e questo pone una nuova situazione storica nella quale l'esperienza umana, l'esperienza storica,
come dicevo, non può vivere senza una fede religiosa, perché siamo di fronte a una società che deve essere costruita, e per costruirla occorre un progetto che porta l'uomo a credere in una prospettiva che lo motivi nella sua vita. Certamente questa esperienza religiosa, questa fede religiosa, può anche essere fede ateologica, e questo è il primo dato fondamentale da tenere presente nella riflessione sulla fede. Mentre in passato la fede religiosa in qualche modo faceva riferimento a un Dio trascendente e dunque a una realtà al di là del mondo fisico, e che aveva una sua consistenza ontologica, oggi la fede religiosa non necessariamente è teologica, nel senso che ha un suo riferimento interno a realtà, forti a realtà consistenti sul piano ontologico, ma può essere animata da fedi, da contenuti ateologiche. E questo significa che la fede religiosa veicola anche l'ateismo. Può sembrare contraddittorio, paradossale, ma è proprio così. Molte fedi religiose in realtà sono fedi che portano con sé, che veicolano con sé l'antidivino. E questo pone ancora una volta grandi questioni nei confronti della fede cristiana, perché anche la fede cristiana, se diventasse anch'essa fede religiosa, corre il rischio di diventare fede ateologica, e dunque anche la fede cristiana potrebbe essere veicolo di ateismo e non di fede del Dio vivo e vero. Allora la necessità di chiarire, ma allora la fede cristiana è una fede religiosa o è una fede teologale? Ma perché ciò avvenga è necessario partire da una esperienza fondamentale, e cioè chiederci se il cristianesimo è una realtà oppure un fenomeno religioso. Ecco, credo che il punto di partenza per capire se la fede cristiana è fede religiosa o fede teologale, bisogna partire dalla domanda fondamentale: ma il cristianesimo è una realtà oppure un fenomeno religioso? Se la Chiesa, se il cristianesimo fosse un fenomeno religioso, è chiaro che la fede cristiana sarebbe una qualsiasi fede religiosa, certamente con dei contenuti più o meno validi, più o meno veri, ma certamente rimarrebbe nell'alveo della fede religiosa. Se invece è il cristianesimo è una realtà, allora bisogna capire che tipo di realtà, e soprattutto capire se questa realtà posta in essere è capace di donare, di richiedere una fede teologale. E qui allora siamo portati all'origine della fede cristiana, all'origine dell'esperienza cristiana. Detto in maniera molto sintetica, il cristianesimo è un fenomeno religioso, cioè il mistero pasquale è una realtà a cui fa riferimento l'esperienza cristiana successiva. Ciò che è nato dal mistero pasquale è un semplice fenomeno religioso, una semplice aggregazione religiosa, oppure è una realtà? Ebbene, a mio parere, credo che il mistero pasquale, con la sua globalità, dunque compreso anche l'evento della Pentecoste, e la nascita ha dato origine a una nuova realtà, evidentemente non a una realtà di tipo naturale, ma una realtà storica, perché il mistero pasquale ha posto in essere una nuova creazione. Ecco, questa nuova creazione, che è una realtà storica nuova, la prima apparsa nella storia, perché prima della Chiesa non c'è mai stato una realtà storica
di carattere dinamico, come quella della Chiesa, ebbene, pone una grande domanda: ma come si può vivere questa nella nuova creazione? Ecco, per poter vivere nella nuova creazione è necessaria una fede teologale. Dunque, la fede teologale è direttamente legata non a una semplice appartenenza religiosa, non è espressione di una adesione a un movimento religioso o etico-culturale o sociale, ma è dono che Dio stesso fa al battezzato, perché il battezzato è chiamato a far parte della nuova creazione. In altri termini, se non ci fosse una nuova creazione, non ci sarebbe la fede teologale. E allora questo porta una chiara e netta distinzione. Certamente la fede cristiana recupera il sentimento religioso, certamente la fede cristiana recupera il desiderio di conoscere Dio che è insito nel cuore dell'uomo, ma la fede teologale è qualcosa di profondamente diverso, diverso rispetto alle altre fedi religiose, nel senso cioè che la fede teologale è conseguenza dell'intervento di Dio nella storia. Se Dio non fosse intervenuto nella storia, non ci sarebbe una fede teologale, ma ci sarebbe una qualsiasi fede religiosa. Ecco perché noi parliamo di virtù teologali, di cui prima è la fede, perché la fede è credere che l'uomo è inserito in questa nuova creazione che lo porta ad essere protagonista di una nuova esperienza storica, che è l'esperienza della costruzione della Chiesa. Costruendo la Chiesa, il cristiano costruisce la propria esistenza ed è per questo che ha bisogno della fede teologale come dono di Dio che rende possibile la vita del battezzato come vita di partecipazione alla costruzione della Chiesa. Allora si comprende così come diventa decisivo oggi, in un mondo in cui tutto sembra religioso, essere consapevoli che la fede cristiana è davvero un dono che Dio fa all'uomo mediante il mistero pasquale. La morte e la resurrezione di Cristo ha posto in essere una nuova realtà, ripeto, per la prima volta nella storia è apparsa una nuova realtà storica, dinamica, che rende possibile all'uomo di superare quella sua situazione di limitazione ontologica dovuta al peccato originale e essere inserito in una prospettiva di vita comunitaria come quella dell'esperienza ecclesiale, nella quale l'uomo può realizzare i tre grandi pilastri della propria esistenza umana, e cioè l'identità, l'alterità, l'identità, la stabilità e l'eternità. Ecco, le tre condizioni che rendono possibile un'esistenza storica che porta l'uomo a collaborare con Dio. La fede teologale, detta in termini molto più semplici, è il dono che Dio fa all'uomo perché l'uomo, rigenerato nel battesimo, possa partecipare alla vita di Dio costruendo la Chiesa. E questo è il fondamento perché l'uomo possa scoprire nelle scritture la presenza della parola, possa scoprire nei riti sacramentali la presenza di Cristo e nella stessa vita comunitaria scoprire nei fratelli la presenza di Cristo. Ecco, si tratta allora di un dono che Dio fa al battezzato, che lo pone in essere nella possibilità di realizzare pienamente la sua storicità. Tutto questo comporta un rinnovamento della catechesi,
perché oggi purtroppo molti confondono la fede cristiana con una semplice fede religiosa. E soprattutto nella società contemporanea ciò diventa più impegnativo. Perché? Perché anche il cristiano, vivendo nella società nella quale è richiesta una fede, può confondere la propria fede con la fede religiosa. Detto in altri termini, il cristiano può assorbire la fede religiosa pensando che ciò coincida, che ciò sia in qualche modo, non dico simile, ma insomma compatibile con la fede cristiana. Si tratta di ricreare un tessuto teologico, filosofico e soprattutto poi catechetico che porti la Chiesa a presentare la propria esperienza di fede non più soltanto in termini di pura religiosità, che probabilmente era sufficiente in un tempo prima della rivoluzione industriale, ma nella società globalizzata come quella contemporanea tutto ciò diventa insufficiente. Detto questo, credo che il problema della fede apre anche il campo della nuova evangelizzazione, perché la nuova evangelizzazione è innanzitutto ripresentare l'identico mistero cristiano nella consapevolezza che il cristianesimo è in grado di interpretare la società contemporanea. Questa è una grande ambizione della fede cristiana, ma è anche il servizio a cui Papa Francesco ci chiama, perché oggi l'invito di Papa Francesco ad andare nelle periferie o a prendere consapevolezza che il cristiano deve essere capace di guardare la realtà, pone la fede cristiana in una condizione di responsabilità, perché attraverso la fede cristiana sarà possibile interpretare e soprattutto servire la realtà storica. Dunque, quando parliamo di rilancio della fede cristiana, soprattutto nel suo aspetto più prettamente teorico, non si tratta di fare un'operazione puramente intellettualistica, ma di mettere i cristiani nella condizione di saper servire e soprattutto di saper amare questa nuova situazione contemporanea che richiede un grande sforzo intellettuale, ma anche una grande testimonianza, che è quella di chi ha compreso e sperimentato che davvero il Signore cammina insieme a noi. Ai giovani vorrei lanciare un grande invito, e innanzitutto di essere consapevoli che la fede cristiana non è una, per usare un termine anche paolino, non è una favola. Noi non siamo seguaci di un fondatore, noi abbiamo ricevuto in dono l'incontro con Cristo. È Cristo che ci ha inseguiti nella nostra esistenza e che ci raggiunge nella nostra esistenza concreta. Per cui dovete essere consapevoli di questo grande dono, perché oggi il mondo contemporaneo, soprattutto pensando al futuro della società, ha bisogno di giovani che sono consapevoli del grande dono che hanno ricevuto, che è il dono della fede cristiana. Mi permetto di suggerire la lettura di un mio breve testo che ho preparato in occasione dell'anno della fede, della sua fase conclusiva, raccogliendo alcune proposte e indicazioni soprattutto sul piano pastorale, che penso possa essere utile per approfondire il tema della fede cristiana.